Le parole. Le parole. Le parole. Le parole. Le parole, 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 le parole. Benvenuti a questa nuova puntata di Parole Spalancate, la trasmissione televisiva dell'omonimo Festival Internazionale di Poesia di Genova. Oggi siamo in Galleria Mazzini, questo scrigno di vetro che fu un salotto culturale di Genova per tutto il Novecento. Ma anche senza i caffè Chantant, le birrerie, i bar, le librerie di un tempo, Galleria Mazzini conserva sempre questo suo fascino d'altri tempi. Là, ad esempio, c'era la libreria Il Sileno, che dagli anni 70 agli anni 90 fu il punto d'incontro di poeti, scrittori, intellettuali. E più sopra, ancora prima, c'era la libreria Moderna, dove si incontrarono Eugenio Montale, Sbarbaro e tanti altri autori del Novecento. Non a caso abbiamo scelto per questa puntata il protagonista, che è Giancarlo Pontigia, perché è poeta, è scrittore, saggista, traduttore. E di lui ricordiamo soprattutto la vasta produzione bibliografica. E a lui, come agli altri protagonisti di Parole Spalancate, abbiamo chiesto se e come la pandemia l'abbia toccato. Grazie di questa domanda. Come ci ha cambiati la pandemia? Io direi che cosa ci ha insegnato la pandemia? Ci ha insegnato molte cose. Innanzitutto, ci ha insegnato che la natura è più potente di noi. Più potente vuol dire che noi possiamo opporre tutta la nostra tecnologia, tutto il nostro pensiero, tutte le nostre energie, ma restiamo sempre indifesi, esseri fragili, indifesi, in balia di forze che nessuno può governare completamente. Ce l'aveva già insegnato Leopardi, d'altronde, basta leggere La Ginestra o alcune delle sue memorabili poesie, però forse l'avevamo dimenticato. Una seconda cosa che ci ha insegnato la pandemia è che la vita stessa è più grande di noi. E questo significa che noi possiamo, per esempio, in un momento devastante, difficile come questo, possiamo abbandonarci alle forze della disgregazione o della dispersione, oppure invece cercare quella capacità di concentrazione, quella forma della solitudine, di una solitudine costruttiva, intensa, forte, dialogica, alla fine paradossalmente del suo interno, che ci restituisce proprio la vastità, la potenza, la grandezza, la bellezza e anche ovviamente la temibilità della vita che noi stiamo vivendo. Ecco, se noi riusciamo a comprendere forse alcuni di questi insegnamenti, forse la pandemia non sarà stato un momento inutile. Ma dipende da noi non solo su un piano collettivo e sociale, ma da noi anche su un piano individuale e singolare. E qui sorgeva la mitica libreria Moderna di Giovanni Ricci, dove si incontrarono appunto Montale e Sbarbaro, ma d'altronde anche Galleria Mazzini ospita ogni anno una favolosa fiera del libro, sia di novità che di libri di collezione. E da questo punto io volevo chiedere a Giancarlo Pontigia se ha dei consigli di lettura o se ha dei poeti di suo riferimento. Che poeti potrei consigliare? Io posso soltanto dire quello che ho letto esattamente dai primi giorni di marzo. Due grandi opere, La Divina Commedia e L'Eneide di Virgilio. Non so nemmeno perché l'abbia fatto inizialmente, però è accaduto. E quelle letture sono state letture davvero memorabili, perché non le avevo mai fatte in vita mia, con quella continuità, con quella ritualità, ogni giorno un canto, ogni giorno una sequenza, sempre alle stesse ore della giornata. Queste letture ancora una volta mi hanno fatto capire quello che già sappiamo, lo ripeto, ma che abbiamo bisogno continuamente di ridirlo a noi stessi. Esistono i classici,
Esistono i grandi libri. E questi classici sono tali perché parlano alla nostra anima, nella complessità degli eventi, dei pensieri, dei sentimenti che abitano dentro di noi. Ci parlano di felicità e di infelicità, ci parlano di speranza e di disperazione, ci parlano di pace e di guerra, di amicizia, di amore, di quant'altro. Ci parlano di tutto, con una potenza di linguaggio, di pensiero, con una forza di penetrazione straordinaria. Ecco, ci sono delle opere che sanno dirci tutto questo. Leggiamole. Ovviamente ognuno di noi può scegliere il libro che vuole, il libro con cui forse ha stabilito già nella propria vita un rapporto speciale. Riattiviamolo questo rapporto. Riattiviamolo dentro la continuità speciale di queste giornate. Quando ho presentato Giancarlo Pontigi, ho detto di lui che è un poeta, che è un traduttore, che è un saggista, che è un docente. E allora voglio sapere come in lui vivono queste sue anime di divulgatore, di produttori diversi, e in che modo entrano nella sua poetica. E poi volevo invitarlo anche a leggerci una delle sue poesie. Io, a proposito di questa domanda, che mi fa estremamente complessa, vorrei dire una cosa sola. Scrivere poesie o parlare di poesie, in fondo, ci chiedono la stessa cosa, cioè nascono dalla stessa esigenza, un'esigenza di verità e un'esigenza di passione. Ovviamente la poesia usa un altro linguaggio, la saggistica, la critica, la divulgazione, altri linguaggi, ma l'inizio e la conclusione di questo percorso è sempre lo stesso. Noi cerchiamo verità e noi le cerchiamo dentro una forma della passione. Questo significa leggere, questo significa studiare, questo significa scrivere poesie, molto semplicemente. Vorrei leggervi in conclusione una poesia tratta dal Moto delle cose, appartiene a un dittico intitolato Due frammenti sulla pioggia, il primo è dedicato alle piogge di giugno, il secondo alle piogge di novembre. Vi leggerò la prima, il frammento sulle piogge di giugno. Gioia di sonno e gioia di sere e gioia di forti acquazzoni quando il tempo della vita si impaluda in ansie che non conosci, sei nel lino di un giugno molle, scuro, nel ventre della vita che si acquatta, infima, remota, ti alzi, senti, gli scrosci del cielo che urtano, ai vetri si spandono, in grumi di argento, in biglie di fuoco, come squassa il vento alle porte dell'anima, la tua, che retrocede in un'altra acqua, più dolce, è una notte di giugno silente, ombroso, che si spande nel gran vaso del mondo. Respiri il suo odore di selva, affondi nel legno scuro delle cose che premono, battono, in una giovinezza di pensieri vergini, senza nome. Ti arrendi al suo suono suadente, al grembo che fu prima di ogni pensiero. Ringraziamo Giancarlo Pontigia per la sua partecipazione a questa puntata di Parole Spalancate. E adesso, come di consueto, volevo aprire il grande archivio video del Festival Internazionale di Poesia e offrirvi una chicca. Qui siamo nel 2007, spiaggia di Boccadasse, per una serata memorabile in omaggio di Fernanda Pivano. Io invitai alcuni artisti, autori internazionali e italiani, tra cui appunto anche Vittorio Descalzi e Edmondo Romano, che suonarono alcuni pezzi di Fabrizio De André tratti dall'album Non all'amore, non al denaro né al cielo. Come sapete, quest'album è tratto dall'antologia di Spoon River di Edgar Rimaster, che proprio Fernanda Pivano tradusse. Vi volevo invitare veramente a vedere l'eterna contentezza, l'allegria di Fernanda Pivano di quella serata,
di questa eterna bambina sognante che era Fernanda Pivano. E con questo, buona visione a tutti e alla prossima puntata. Pronto, ragazzo? Prima di parlare preferirei cantare, poi dopo ci parliamo. Dove se n'è andato Herman, che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa, l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie, che cadde mentre lavorava e dal ponte volò, volò sulla strada? D'amore. E Maggie uccisa in un bordello dalle carezze di un animale e consumata da uno strano male. E Lizzy che inseguì la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Si fregiarono nelle battaglie, un cimitero di croci sul petto. E dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere, legate strette perché sembrassero intere. Avrebbe ancora giocato, lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non ha denaro, non ha l'amore e al cielo, lui sì, sembra di sentire, lanciare ancora delle porcate, mangiate in strada nelle ore sbagliate, sembra di sentirlo ancora. Dire al mercante di cuore, tu che lo vedi, cosa ti compri di migliore? Le parole. Le parole. Le parole. Le parole. Le parole, 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 le